Sei all'interno del policlinico. Paolo Giaccone era un medico, uno studioso di altissimo profilo. Era un'autorità nella scienza della medicina legale e le sue perizie equivalevano a Cassazione. Per questo la magistratura si avvaleva delle sue consulenze quando c'era da esaminare un reperto delicato. Doveva fare la perizia su un'impronta digitale attribuita a un pericoloso killer di mafia. Gli fu chiesto dagli amici degli amici di dare esito negativo al riscontro, ma lui, da integerrimo scienziato qual era, si oppose fermamente. Era l'11 agosto del 1982, una splendida giornata di sole. Paolo Giaccone fu ucciso tra i viali alberati della sua seconda casa, il Policlinico Universitario di Palermo. Questa volta il bersaglio è di quelli che lasciano sgomenti. La mafia, infatti, ancora una volta ha alzato il tiro. All'interno del policlinico è stato ucciso un professore universitario, Paolo Giaccone, medico legale, aveva effettuato numerose autopsie su gente uccisa dalla mafia e spesso era proprio lui a compiere sui luoghi dei delitti le prime ispezioni sui cadaveri per conto della Procura della Repubblica. Giaccone, mio padre, era un medico legale, lavorava alla medicina legale del Policlinico di Palermo. Fu ucciso dalla mafia l'11 agosto del 1982 perché gli fu proposto di cambiare il suo parere su una perizia. Rifiutò ed evidentemente ha dato fastidio e quindi è stato ucciso alle 8:30 davanti all'istituto di medicina legale. Era una persona molto colta e fu ucciso proprio secondo me, oltre che dalla sua onestà, anche dalla sua cultura, perché la sua competenza lo portava ad essere uno dei consulenti più chiamati in causa dai giudici, perché il suo parere era molto preciso, professionale, tecnico. È un ricordo che non si cancellerà mai dalla mia mente. 11 agosto del 1982 fu una mattinata particolare. Mi ricordo che la mattina erano circa le 8, eravamo andati con mamma al bar, siamo usciti dal bar e abbiamo visto passare le sirene della polizia e mia madre mi ha detto: vedi, oggi hanno ucciso un'altra persona. Era un periodo caldo, giusto quella mattina si parlò con papà in macchina di tutte le morti di mafia che c'erano in quel periodo e quella persona noi ancora non sapevamo che era lui. Dalla cronaca poi ho letto che lui aveva accostato la macchina, era sceso, sembra che l'abbiano chiamato, si è girato e hanno sparato, erano in tre a fuoco incrociato, non so se sono stati 5 colpi, quasi tutti in testa. Per me papà era il mio riferimento, era il mio maestro, lo ammiravo tanto, però era anche il mio alleato, era un tipo molto allegro, sapeva gestire molto i rapporti con gli altri, ma in maniera piacevole, aveva sempre la battuta pronta. Poi un'altra cosa che ricordo di papà era la sua grande cultura. Papà, se gli facevi domande di storia, di geografia, di medicina, lui sapeva spaziare su tutto e contemporaneamente aveva anche però una grande modestia. Ho seguito alcune sue lezioni e mi
colpì una cosa. Una volta uno studente lo ha interrotto per fargli una domanda e lui, anziché fare come fanno molti professori, arrampicarsi sugli specchi, far vedere la sua grande competenza, gli ha detto: guarda, dice, questo argomento non lo conosco molto bene, fammi documentare, ne parliamo la settimana entrante. Ve lo ricordo anche agli esami. Io avrei voluto fare gli esami con uno come lui, perché era capace di fare un esame approfondito, però senza farlo pesare. Ti inscenava il giallo di Poirot. A livello istituzionale devo dire che purtroppo sono un po' delusa. Circa 3 anni fa mi ricordo che la direzione di Villa Sofia, dove io lavoro, mi chiamò e mi disse: vedi che tu, come vittima della mafia, hai diritto ad avere lo scivolo di 10 anni per la pensione. Ancora la Fornero non aveva fatto le sue modifiche alla legge sulla pensione. Ho fatto domanda e avevo una documentazione della prefettura che attestava proprio che c'era il nesso di causalità fra azione terroristica e morte di mio padre. E la domanda mi fu accettata, sono stata messa in pensione privilegiata per 2 mesi. Dopo 2 mesi mi hanno chiamato e mi hanno detto che mio padre non aveva diritto. A parte, dico, i disagi economici che a un certo punto si risolvono in un modo o nell'altro, ma la grande delusione di dire: ma come mai? Da un punto di vista proprio morale. Io ancora mi chiedo: ma mio padre come è collocato? Leggo i giornali, vedo che c'è tanta mala sanità. La sanità c'ha una punta di diamante, che è mio padre. Lo dico con orgoglio. Ci abbiamo un esempio di buona sanità. Ma perché non lo mettiamo in evidenza? Perché non gli diamo i suoi giusti riconoscimenti? Abbiamo un policlinico Paolo Giaccone, abbiamo una viuzza salendo per Mondello che si chiama Paolo Giaccone. Però agli effetti io penso che papà sia un pochino stato messo da parte. E la cosa mi dispiace, come collega e come figlia. Lui ha portato a Palermo, insieme al professore Del Carpio, ha portato l'Avis, ed era un grande donatore di sangue. Lui donava il sangue anche fuori tempo, di nascosto. Io spero che mio padre trovi la sua giusta collocazione nel ricordo, perché lo merita. Lo merita non soltanto per come lo hanno ucciso, ma proprio per quello che era come uomo.